Al San Chirico, importante vittoria per il Grumentum Valdagri che batte l'Agropoli e sale in classifica a quota 17 e chiude il girone d'andata a sole due lunghezze dalla salvezza diretta. Per gli uomini di Finamori il match si mette subito sui binari giusti grazie a Falco che con un bel diagonale da dentro l'area porta in vantaggio i suoi al quarto d'ora. Dopo un'incursione di Potenza, ottimamente lanciato da Catinari, Acunzo su punizione mette i brividi ai tifosi locali. Nella ripresa i padroni di casa partono bene, ma ci vuole un super Donini per fermare il tiro da distanza ravvicinatissima di Sgambati. La partita va avanti senza particolari sussulti, ma con un sontuoso Catinari che disegna calcio a centrocampo. E al minuto 74 il capitano ex team Altamura vede un corridoio impossibile dove si infila Lo Bosco che supera Selva e mette a segno il gol della sicurezza. I campani provano a rientrare in partita ma Donini è ancora al posto giusto sull'incornata di Bonfini. Prima della fine per i padroni di casa si presenta anche l'opportunità di calare il tris ma Esposito da due passi la fallisce clamorosamente. Poco male, perché i biancazzurri portano ugualmente a casa i tre punti con cui chiudono da matricola un ottimo girone d'andata e uno straordinario 2019.